cambio di location per un'occasione molto speciale. Buongiorno a tutti, eccoci con l'appuntamento consueto con il tag mensile. Come state? Spero tutto bene. Detto ciò, partiamo subito con questo tag che mi ha incuriosito tantissimo, che penso che sarà super divertente da fare, e approfitto per farvi vedere la nuova location della mia libreria, dove finalmente ha una luce decente. Ho iniziato a metterla a posto in questo scaffale. Qui voi vedete i libri che ho letto, invece nella parte centrale qui e in quell'altra ci sono o le saghe oppure i libri che non ho ancora letto. Vi avviso subito che in questo tag, che è appunto il My Life in a Book Tag di The Quirky Book Nerd, trovato sull'internet, ma ve lo linko qua sotto così almeno lo potete fare anche voi a taggarmi su tutti i vostri tag, non saranno inserite le letture in corso oppure quelle del mese prossimo, perché stanno sul mio comodino e per non creare confusione ho evitato di spostarle. Praticamente in queste domande, non sono delle vere e proprie domande, ma io dovrò andare a raccattare dalla mia libreria dei libri che vanno a rappresentare delle cose di me. Capirete molto meglio se andiamo a fare grado per grado questa cosa. Le mie iniziali in due libri. Ho cambiato l'inquadratura, in questo modo voi potete vedere la meraviglia della mia libreria. Allora, là sotto ci sono praticamente tutti i capi che devo cucire. Qui c'è la scatola con tutti i ninnoli che c'erano sulla libreria che non ho ancora avuto sbatti di sistemare. Là sopra c'è l'angolo dello schifo, perché io uso utilizzare incensi e diffusori, ma non ho ancora avuto modo di organizzare un angolo decente e quindi fa un po' schifo. Spero di non doverlo zoomare. Le mie iniziali in due libri. Quindi cerchiamo un libro con la G e un libro con la C. I libri in questione che ho tirato fuori sono Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama e Come vivere con un gatto nevrotico di Stephen Baker. Allora, due libri molto 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 diversi. Allora, questo è un romance giapponese, appunto, che è la storia di due ragazzi che si innamorano, dove lei però ha una malattia terminale. Però la storia di amore mi è piaciuta veramente tanto, infatti l'ho letto due volte questo libro. Invece, Come vivere con un gatto nevrotico è una specie di manuale molto divertente per, appunto, vivere con un gatto nevrotico, quindi tutte le regole da seguire nel caso voi viviate con un gatto. E appunto sono G come Giorgia e C come il libro che nella disposizione in libreria corrisponde alla mia età. Quindi contiamo insieme 27. Il 27esimo libro sarà il libro della vita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. Vi ho già parlato del profumo del panale a lavanda di Sara Edison Haller nell'ultimo tag, se non mi sbaglio. Un libro molto carino sul realismo magico, che parla della storia di queste due sorelle che appunto sono avvezze ad utilizzare fiori e piante, insomma, sono abituate tramite questa sorta di magia, appunto, delle piante, dei fiori e dei vegetali in generale, a creare effettivamente delle emozioni, delle sensazioni attraverso di loro, attraverso soprattutto delle ricette che coinvolgono queste preparazioni a base vegetale. Quindi molto carino, molto consigliato, non gli davo molte cicche a questo libro, però effettivamente a me è piaciuto molto. Prendi un libro ambientato nella tua città, regione, nazione. Ho scelto di portarvi per questa domanda il mio Inverno a Zerolandia di Paola Predicatori, un libro che mi era piaciuto veramente tantissimo e che avevo divorato, un romance anche questo, però un po' più drammatico, anzi no, non più drammatico del primo che vi ho presentato in questo tag, ma comunque una storia abbastanza tragica che non finisce bene, ve lo dico subito. Però è una bellissimissima storia d'amore che io vi consiglio tanto. Era un sacco che non lo portavo, ho deciso di portarlo in questa domanda non perché sia ambientato a Vigevano, perché vabbè ragazzi, libri ambientati a Vigevano ce n'è veramente pochi, a meno che non siano storici, però è ambientato a Milano, se non mi ricordo male, quindi è abbastanza vicino a me e comunque è nella mia stessa regione e sicuramente nella mia stessa nazione. E oltretutto Vigevano è abbastanza vicino a Milano, tant'è che si dice che Vigevano sia la città di dormitorio per i pendolari verso Milano. Quindi direi che il mio inverno a Zerolandia è top. Prendi un libro ambientato nel posto dove vorresti andare nel prossimo viaggio. Per la domanda numero 4 io vi porto la collezionista di libri proibiti di Cinzia Giorgio, un libro che mi era piaciuto tanto e che aveva alzato le mie aspettative nei confronti di questo romanzo, appunto, perché all'inizio, essendo un Newton Compton, non gli avevo dato una cicca, invece poi mi è piaciuto tanto ed è ambientato a Venezia, che è appunto una città
che ho già visto quando ero più piccola, ma che ovviamente non mi ricordo come è fatto e via dicendo, e mi piacerebbe tanto tanto vederla, ovviamente in tempi migliori, non sicuramente adesso dove tutto è bloccato. Prendi un libro del tuo colore preferito. Dato che la domanda 5 mi parla di libro del colore preferito, io vi mostro, dato che ho la fortuna di aver deciso di mettere in ordine cromatico più o meno la mia libreria, vi faccio vedere tutti i libri gialli che ho, perché il giallo è il mio colore preferito. Abbiamo Pollyanna di Jane Porter, di Eleanor Porter, La ragazza che sapeva troppo di M.R. Carey, poi questi sono più arancioni che gialli, quindi no. Poi il terz'ultimo libro della saga di Georgia Nicholson, se non mi ricordo male, sì, che è Tre ragazzi non saranno troppi, che vabbè, qua è multicolor, ma qua è assolutamente giallo. Più sotto abbiamo questo giallino pannino, non mi piace tanto, quindi partiamo da qui. I Signori Bambini di Daniel Pennac, e questi sono sempre arancini. E direi basta, cioè i libri gialli sono finiti, tutti gli altri sono tipo aranciati, e l'arancione in realtà è un colore che proprio non mi piace, quindi... Prendi il libro a cui sei più affezionata. Per il libro a cui sono più affezionata, in realtà ce n'è due, che vi ho già portato sul canale innumerevoli volte, infatti chi mi conosce bene probabilmente saprà già di che libro stiamo parlando, anzi in realtà sono tre, adesso ve li faccio vedere. Il primo è ovviamente Vita da cani di G. Testoni, G.C. Testoni, che tra l'altro ha le mie stesse iniziali. Allora, è un libro che ho ereditato dalla mia mamma e che da piccola io adoravo, soprattutto, infatti, oddio, è vecchissimo, cioè guardate queste macchiacce orrende. Comunque, cade a pezzi, ho sempre paura ad aprirlo. Comunque io lo adoravo per le illustrazioni, bisogna essere solo molto cauti a leggerlo perché appunto è vecchio come me se non altro, quindi anzi è più vecchio di me, quindi è bellissimo, io lo adoro e lo terrò sempre come un tesoro. Il secondo libro che a cui sono affezionatissima, lo conoscete tutti, è Margherita Dolcevita, che è proprio il libro della mia vita. Io lo adoro, mi piace tantissimo, Margherita Dolcevita di Stefano Beni, mi sento molto molto empatica con la protagonista e mi ha cambiato proprio la vita, e oltretutto dovrebbe essere anche autografato dall'autore, infatti, perché sono andata alla presentazione della Bottiglia Magica, che è un fumetto appunto di Stefano Benni, e me lo sono fatto autografare, bei tempi. Comunque assolutamente questo è uno dei miei tesori, non me ne libererò mai. E infine, come potevo non nominare, Harry Potter e la Pietra Filosofale, libro mi pare in una delle prime versioni tra l'altro di Harry Potter, non mi ricordo quale, se la prima o la seconda. E adoro, perché tra l'altro questo libro non l'ho comprato, mi è stato regalato dalla mia prof di ginnastica delle superiori, quindi io, se sta guardando questo video, la ringrazio ancora una volta. Anche questo non me ne libererò mai, così come tutto il resto della saga, però io vorrei raccogliere in realtà tutte le versioni rigide, perché mi piacciono di più rispetto a queste qua morbide. E tra l'altro Il prigioniero di Azkaban, fun fact, l'ho già cambiato due volte, perché il primo aveva un errore di stampa, il secondo aveva solo la sovracopertina diversa ma dentro era lo stesso libro, quindi l'ho dovuto cambiare per la terza volta. E poi ci sono anche questi due qua che sono in copertina morbida. Però ecco, appunto, tutti questi libri di Harry Potter, penso che anche questi non me ne libererò mai. Al massimo ne cambierò qualcuno, però in realtà, cioè, l'unico che non cambierò mai è questo, ma perché è legato all'inizio di tutte, quindi assolutamente non lo... Prendi il libro che hai fatto più fatica a leggere. Per il libro che ho fatto più fatica a leggere non posso che nominarvi lui, La collina dei conigli di Richard Adams. Allora, so che molti amano questo libro, ma io l'ho trovato di un pesantissimo, oltre che lungo, cioè ci ho messo una vita a finirlo, me lo ricordo ancora, è stato proprio un'angoscia totale, però l'ho finito. Alla fine diciamo che non è che non mi sia piaciuto, infatti l'ho conservato, a differenza di altri che magari ho finito, ho fatto fatica a leggere e poi li ho dati via perché proprio non mi erano piaciuti, che è sopravvissuto nella mia libreria ma che ho comunque fatto molta molta fatica a leggere, è appunto questo. Quindi io ve lo consiglio se vi piace il genere un po' lento, ecco, e i libroni massicci, però in generale per mio gusto personale non mi è piaciuto particolarmente. Quale libro in TBR ti darà più soddisfazione quando lo leggerai? Per questa qua penso che prenderò qualcosa dal mio comodino. Infine, prelevati direttamente dal mio comodino dove c'è la mia TBR, per l'ultima richiesta di questo tag io vi porto ovviamente Il messaggero e il figlio di Lois Lowry,
che sono gli ultimi due libri della saga di The Giver, che sto adorando. Infatti sono i due libri che attendo di più di leggere in assoluto, perché non vedo l'ora di concludere questa saga, vedere come si concluderà, se ci sarà una vera e propria conclusione, che storie andranno a raccontare questi due libri. Infatti sono ancora intonsi, cioè, questo c'è ancora la fascetta e questo l'adesivo perché li ho presi all'usato, e niente, questi assolutamente non vedo l'ora di leggerli, perché wow, non vedo proprio l'ora di finirla questa saga. Belli. Ci vedremo tra un po', mi sa, perché sto andando molto a rilento. Spero che questo book tag vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali libri avreste scelto, quali libri tra quelli nominati avete già letto e mi consigliate di leggere, quali invece non avete letto e aggiungerete alla wishlist. Insomma, parliamone qua sotto. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino in su per il supporto, e se pensate che questo tag possa interessare e divertire i vostri parenti, amici, conoscenti e via dicendo, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella appena a fianco per non perdervi nemmeno un video. Un bacione e ci vediamo alla prossima.